Buongiorno e ben ritrovati. Penultima puntata per questa stagione di Fatti e Misfatti. Oltre 100 appuntamenti con voi per raccontarvi i fatti e i misfatti di questa regione. Però in questo penultimo appuntamento raccontiamo la Puglia in positivo, come avviene il lunedì e il venerdì, e lo facciamo con, visto che c'è una netta superiorità di donne, partiamo dall'uomo. E quindi vi presento Vittorio Cavaliere, enogastronomo, che ci parlerà di una bellissima iniziativa, la seconda che si ripropone quest'anno a Polignano a Mare, un'iniziativa di solidarietà ma anche di caparbietà, perché dalla malattia si esce, si vince e si continua comunque a lottare. Quindi con Vittorio parleremo proprio di questa iniziativa. Marina Labartino, vice direttore dello Stradone, che ci presenterà AL, alla scoperta della nostra Puglia, a Puglia Lifestyle, questo nuovo progetto editoriale in numero unico che i cittadini di Corato trovano nelle edicole, ma chissà, tra poco magari lo troveranno anche in tutta la nostra regione. Quindi un in bocca al lupo per questo progetto editoriale, ma ne parleremo approfonditamente con Marina. E poi ultimo appuntamento con la grande famiglia di Città dell'Infanzia, che ci ha accompagnato un po' in questo percorso in questo nostro anno con voi. E quindi vi presento Lucia Palmieri, nutrizionista, Roberta Di Lernia, psicologa, e Deborah Fagella, ortotista. Non so cos'è, no, fingevo prima di iniziare la trasmissione. Quindi con loro parleremo innanzitutto della loro professione, ma poi dell'apporto che danno in questa grande famiglia di Città dell'Infanzia. Allora io partirei subito con Marina, a Puglia Lifestyle, alla scoperta della nostra Puglia. Perché questo progetto editoriale? Più che alla scoperta della nostra Puglia, è una scoperta del nostro stile di vita di Puglia, ecco, a Puglia Lifestyle, lo stile di vita pugliese. E abbiamo voluto dar vita a questo progetto editoriale nuovo, e questo è il primo numero, ma speriamo che sia il primo di una lunga serie, per valorizzare tutto ciò che di meglio offre la nostra, non chiamiamola provincia, ma più che altro alcune città del Nord Barese, e precisamente Barletta, Andria Trani, Corato, Ruvo, Bisceglie. Infatti la rivista è diffusa su questi sei paesi del Nord Barese. E abbiamo semplicemente cercato, tu dicevi bene, fatti e misfatti, cercare i fatti positivi. Quindi non c'è nulla di cronaca, nulla di negativo, ecco. Abbiamo voluto valorizzare i volti, le tradizioni, le storie di questi paesi, con un occhio di riguardo soprattutto al tessuto imprenditoriale, all'enogastronomia. Qui abbiamo il dottor Cavaliere, che è un esperto enogastronomo, quindi abbiamo voluto puntare l'attenzione, puntare i riflettori su quanto di meglio offre la nostra terra anche dal punto di vista agricolo, e quindi le nostre eccellenze gastronomiche, ma anche il nostro olio di oliva, la nostra cultivar, che non è diffusa solamente su Corato ma su un territorio molto più ampio, e in particolar modo su Andria, e quindi la nostra cultivar, che sinceramente andrebbe meglio valorizzata, dovremmo cercare di creare un consorzio legato proprio al suo nome. E all'interno troverete anche la storia dell'ulivo centenario che abbiamo proprio nel territorio di Corato, una cosa molto bella. E un'altra cosa che abbiamo voluto valorizzare, i percorsi turistici. Infatti ci sono tre percorsi turistici all'interno della rivista. Uno riguarda la nostra Alta Murgia, quindi i paesi che circondano un po', fanno parte del territorio dell'Alta Murgia. Uno specifico invece su Andria, un itinerario turistico specifico su Andria, e un altrettanto itinerario turistico specifico su Bisceglie. Ovviamente anche tutto ciò che riguarda il sociale, tutto ciò che riguarda la promozione, ecco, del nostro territorio anche dal punto di vista imprenditoriale.
Insomma, un magazine tutto in positivo, un po' nella logica anche nella tradizione di noi pugliesi che siamo positivi per natura e quindi diffondiamo questa energia, fra virgolette, pulita anche a chi ci segue sia sui nostri canali ma anche attraverso la lettura di AL. Allora, Vittorio. Volevo aggiungere solamente una cosa. Dimmi. Siamo orgogliosi di aver avuto il patrocinio del Comune di Corato e altrettanto orgogliosi soprattutto di quello della Regione Puglia che ha sposato in toto i nostri obiettivi anche attraverso il loro piano turistico regionale. Perfetto, assolutamente era doveroso anche questo ringraziamento. Allora, visto che parliamo di eccellenza, Vittorio, lo facciamo proprio prendendo spunto anche da questo magazine, l'eccellenza del territorio, una delle eccellenze del territorio, magari quando non erano così esaltate come sono poi esaltate, sono state poi esaltate nel corso degli anni, era un famoso ristorante, all'inizio piccolino, poi pian piano si è allargato, che ormai ha valicato i confini regionali, nazionali ed internazionali. Questo ristorante era ed è il ristorante da Tuccino, e lì cosa si rifarà, perché è la seconda edizione quest'anno, e perché si fa questa seconda edizione di questa manifestazione il prossimo 4 luglio? Innanzitutto grazie per avermi invitato, anche perché l'amico Carlo sa che mi sento un po' a casa a Corato, anche perché qualcosina l'abbiamo fatto anche per Corato e con Lucia abbiamo fatto anche delle cose, penso, molto significative. Quindi questo ringraziamento alla città di Corato sento di farlo e ai tanti amici che sono su questo territorio. Fra i tanti amici ce n'è uno speciale, questo si chiama Pasquale, meglio conosciuto come Tuccino Centrone. Tra le tante cose bellissime di questo uomo ce n'è una che purtroppo per me è stata molto negativa, perché ha un po' segnato la mia vita, tant'è vero che ho ribadito a tutti quel giorno non lo userò più per festeggiare ma solo per stargli ancora più vicino, perché durante il mio 50° compleanno abbiamo scoperto che lui non stava bene in quella serata e dopo pochi giorni ho avuto questa tragica notizia, perché è affetto da SLA, che come tutti sapete è la più subdola delle malattie. Cioè, una malattia degenerativa, quindi, che ti lascia ogni giorno meno capace di muoverti e contemporaneamente però il tuo cervello addirittura si affina, diventa anche più veloce, più rapido nel ricercare un motivo di, diciamo, di mostrare a chi lo vede l'ammalato come una persona quasi ormai bloccata, e mi fermo qui perché si potrebbe magari confondere la cosa. E Pasquale ha questa forma di reazione, lui ormai è da 6 anni che parla solo con gli occhi, cioè quindi c'è questo lettore oculare, comunica con questo strumento quando chiaramente gli è possibile, perché poi non ci sono guasti, ci sono altre problematiche, ci sono delle cose che non funzionano. Certo. E addirittura ogni suo messaggio normalmente diventa virale. Tanto è vero che tutti vorrebbero chiedergli l'amicizia su Facebook, che ormai è il social forum più diffuso, ma non è facile farlo perché ha troppi amici. Chiaramente ne ha tanti virtuali, ma ne ha tanti davvero che gli vogliono un bene dell'anima, anche perché lui è stato il primo ristoratore pugliese a far riconoscere il pesce crudo alla pugliese nel mondo. Io stesso ho discusso anni fa con Vissani, che è questo celebrato chef, dove gli raccontavo che non è assolutamente vero che siano stati i giapponesi per primi a creare il pesce crudo, ma siamo stati proprio noi pugliesi, e lo abbiamo proprio nel DNA. E quello che è più strano è che il pesce crudo non si mangia solo sul mare, ma si mangia anche lontano, perché c'era una cosa molto bella, c'è un articolo bellissimo che si chiama Le donne del mare, che significa che nel periodo di guerra addirittura le mogli dei piccoli pescatori, quelli proprio delle barchette, si caricavano di questo pesce, spesso anche un po' maleodorante, quindi combattevano
con mosche, zanzare o vespe, fino ad arrivare ad Altamura e Gravina, e quindi con le biciclette, con i carri, o al limite insieme ai figlioli, andavano poi a vendere quelli che erano i pesci crudi, che da sempre si sono mangiati in Puglia. Lui è stato straordinario in questo, e adesso lo è ancora di più. Cioè lui non pensa alla sua malattia, cioè, certo ci pensa, ha dei sogni straordinari tra l'altro, però vorrebbe aiutare anche gli altri ammalati, perché lui dice non si ferma certo a me la malattia, anzi purtroppo è una malattia che trova sempre più vittime in questo senso. E quindi per fare solidarietà agli altri ammalati si pone al centro dell'attenzione, quindi si fa questa festa che lui ha voluto si chiamasse Festa Mare, perché lui vive ancora oggi sul mare, noi lo chiamiamo l'uomo del mare, e per realizzare un congruo contributo mi sono impegnato a organizzargli questo pranzo buono. L'anno scorso si chiamava Possibile, quest'anno Buono, però cercheremo di lasciare il nome Buono negli anni. Buono perché? Buono sicuramente per il significante che gli stiamo dando, buono per tutto quello che è quello che daremo dopo, buono è perché il cibo sarà di altissimo livello, e buono perché verranno chef da tutto il mondo, e perché abbiamo abbinato a questo evento degli altri eventi collaterali, compreso quello di avere gli chef della pace, che già nel passato ho portato proprio qui a Corato per la prima volta, e quindi degli chef palestinesi e israeliani cucineranno in simultanea lo stesso piatto che poi verrà offerto agli altri amici. Per quanto riguarda proprio l'organizzazione di quella giornata, ci sarà, come dicevi tu Vittorio, questo pranzo buono che si svolgerà all'ora di pranzo, però anche nel pomeriggio tutta la popolazione, mare, esatto. Dove tra l'altro ci saranno appunto delle contaminazioni gastronomiche, questo è la conferma, come quindi il pesce va nella terra facciamo viceversa, e quindi ci sarà di tutto, formaggi, carni, oli, birre, vino, di tutto. Questo tra l'altro ha un prezzo veramente molto contenuto, a differenza di quelle che sono normalmente queste rassegne, e anche il ricavato di questa serata verrà integralmente dato in beneficenza. Sono due le associazioni che beneficeranno di questi contributi, che poi sono una con Slancio, si chiama così perché loro operano addirittura facendo assistenza agli ammalati, e quindi è proprio indispensabile aiutarli perché aiutano direttamente. E l'altro che è l'AISLA, che è quella invece un po' più famosa, esatto, che è quella della Fondazione Borgonovo, per intenderci, dove appunto Massimo Amauro e Vialli e tanti altri calciatori famosi sono alla dirigenza di questa associazione. Io so che quando è partita questa iniziativa l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, veramente, come dicevi tu, da tutto il mondo è scattata questa voglia di solidarietà, e quindi arriveranno. È una cosa, guarda, io mi commuovo solo a pensarlo, però credo, io sai bene, organizzo diversi eventi, ne ho organizzati tanti, e ogni volta la difficoltà è ricercare i fondi per realizzarle queste cose, quindi devi andare dall'imprenditore, trovi l'imprenditore attento, trovi quello che è imprenditore solo a nome, non nei fatti. In questa storia, cosa che non mi era mai successa, abbiamo avuto imprenditori che ci hanno chiamato per dire possiamo sostenervi, cioè una cosa che non era mai successa, cioè per me è una novità assoluta. Tra l'altro in un momento di crisi, certo, come questo, mi è sembrata addirittura, tant'è vero, la sto chiamando la forza del cuore questa cosa, cioè significa che se poi alla fine riesci a trasmettere un messaggio positivo, e in questo caso è veramente straordinario, io nella premessa del comunicato stampa ho scritto tutti dovrebbero avere la possibilità di conoscere Pasquale Tuccino Centrone, perché è veramente una persona che riesce a darti, tu arrivi da lui, ti sembra una persona che chiaramente ha bisogno di aiuto, lui inizia a leggere sul suo e tu diventi la persona più serena del mondo, perché lui ha la particolarità di riconoscere e di ricordare tutto,
Cioè c'è gente che va al suo ristorante e chiaramente dice: mi riconosci? E lui gli dice: guarda, tu sei venuto la prima volta 22 anni fa, ti sei seduto a quel tavolo, hai bevuto quel vino e hai mangiato questo. E la gente rimane scioccata, perché è assolutamente la verità. Addirittura nella sua macchina c'è anche il sorriso un po' fasullo, no? E quando c'è qualche coppia che è un po' stravagante, no? Nel senso, lui dice: io mi ricordo bene, forse tu non vuoi che mi ricordo, perché magari c'è un aneddoto. Quindi è una persona che lui, e tra l'altro è la cosa più bella che lui mi ha detto quando riusciva ancora a parlare un po', disse: Vittorio, fin quando i miei occhi vedranno crescere i miei figli, io continuerò a voler vivere. Perché si parla molto di eutanasia e di interruzione, e normalmente chi chiede l'eutanasia sono sempre gli ammalati di SLA. Se guardate, e la casistica è purtroppo terribile in quel senso. E lui invece ha addirittura la forza di indicare. Io sono diventato amico di tanti altri ammalati, ma perché sanno che io sono amico suo. Quindi questo è un po'. Perfetto, vedi come dalla malattia però arrivano questi messaggi positivi, anche da un fatto tragico come purtroppo la malattia, poi invece si innesca un meccanismo di solidarietà e di cuore, visto che parlavi prima di cuore, che porta ad essere positivi e, come dice Pasquale Centrone, poi il fatto di guardare i propri figli ti dà questa forza di andare avanti. Io so che sia tu che Marina avete degli altri impegni, quindi dovete scappare. Io sono proprio un sopralluogo per questa festa. Perfetto, però prima di lasciarci, perché manderei in onda un servizio proprio legato anche alla cucina, ecco Vittorio, la Puglia in questi anni come è cresciuta, visto che tu sei un enogastronomo e da questo punto di vista chi più di te può affermare o meno se questa Puglia può ancora crescere sotto questo punto di vista, anche per dare risvolti economici alla nostra terra? La Puglia è cresciuta tantissimo, un po' fortunosamente, perché abbiamo una delle terre più belle del mondo e ci viene invidiata, e soprattutto però perché finalmente c'è gente del territorio che ha capito che bisogna valorizzarlo. Io addirittura dei ritardi li considero dei vantaggi, e nei ritardi vedo la Murgia, quindi un territorio che vi riguarda molto, dove se dovessimo parlare solo dei tesori nascosti della Murgia dovremmo stare delle intere giornate a parlarne. C'è il subappennino ad Aunio che è stato totalmente dimenticato, cioè spesso se chiedi a un pugliese, gli dai dei nomi, tipo Celenzo Valfortoli, San Marco la Catola, Volturino, Volturara. Sì, magari pensano in Trentino. I pugliesi dicono: ma esistono questi posti? Invece esistono. Cioè, abbiamo avuto dei ritardi politici, storici, che poi alla fine hanno fatto dei danni fino a oggi, ma diventeranno delle risorse, perché abbiamo ancora un territorio selvaggio da scoprire. E vi faccio solo un piccolo... A parte gli oli, che in ogni territorio troverete straordinari, e come diceva la mia amica, la coratina la fa da vincitrice quasi ovunque, perché poi la coratina diventa anche indispensabile per dar forza a quegli oli, e quindi anche per oli più dolci c'è la necessità poi di avere il corpo. E il poi corpo... chiederemo anche il parere alla nutrizionista. Mi stavo legando proprio a Lucia, proprio per questo motivo, perché so, io ho un'ammirazione per lei, tant'è vero che in una passata edizione di una cosa che abbiamo fatto sulla Murgia, dove avevamo il direttore del Guardian, che credo sia la massima esperienza, l'avevano invitata ad andare a un convegno. Quindi, per dire, cioè, dicevo proprio questo, il valore poi alla fine viene sempre fuori. Cioè, io non sono proprio religiosissimo, però c'è una frase di Padre Pio che mi piace moltissimo, che dice: la verità la puoi combattere, ma non la puoi sconfiggere. Quindi poi alla fine la verità verrà sempre fuori. E questo credo che avverrà anche
per quello che riguarda i cibi della Puglia. Del resto la storia anche dei tartufi, no? E se ne parla solo da qualche anno, i tartufi in Puglia ci sono sempre stati. Certo. Faceva comodo ad altre regioni tacere di questa notizia, perché chiaramente era per una questione lucrativa. Bisogna arrivare a un messaggio finale, che è quello di considerare, se davvero si vuole bene a questo pianeta, che il lucro va, può anche essere tollerato, ma non deve essere mai un motivo di censura, di mancata conoscenza. Cioè non c'è cosa peggiore che nascondere le qualità dei cibi e nella stessa maniera dare dei messaggi alcune volte su dei cibi senza averne una conoscenza specifica. Perché io sento alcune volte parlare, non faccio adesso terrorismo perché non ho né la voglia né il tempo, che qualcuno parla di proprietà stratosferica, addirittura li considero dei cibi antitumorali, e non è assolutamente così. Invece bisognerebbe indicare l'uso corretto di quel cibo. Faccio solo l'esempio della cicerchia, ad esempio. È un prodotto nostro straordinario, va benissimo per tanti motivi, certo. Però è un prodotto che ha delle tossine molto accentuate, addirittura è considerato tossico, quindi bisognerebbe, più che dire usate la cicerchia perché, ma usatela con cautela, ma soprattutto usatela dopo aver tolto la prima acqua e, se è possibile, tolta dopo il bollore la seconda acqua e solo allora cucinare la cicerchia. Io credo che anche molti chef questa cosa non la sanno, ecco perché... Ecco, abbiamo trovato una confessione immediata. Ma perfetto. Sì, no, è indispensabile. Ma ci sono, allora faccio un esempio, il prezzemolo cotto non fa bene. Il prezzemolo crudo è antitumorale. Cioè, quindi, ecco perché dico, ci sono delle situazioni. Una delle cose più buone in assoluto è il lupino. Cioè, il lupino dovremmo utilizzarlo ogni giorno. Tanto è vero, io lo consiglio anche agli amici, riportiamolo anche sulle tavole, ma anche quello ammollato, salato, cioè è così buono, fa così bene al nostro organismo. Però non mi fate invadere il ruolo di Lucia, sennò poi... Assolutamente, no, ma non parleremo di lupini oggi con Lucia, assolutamente. Per quanto riguarda il tartufo, io naturalmente non posso entrarci per un chiaro conflitto Come me, di io interesse. Quando c'ho, io ho un mio, non è mia la cosa, è di Luigi Veronelli, è stato il più grande gastronomo della storia italiana. Lui, quando aveva un piccolo conflitto di interesse, ma anche solo di simpatia, quindi col rischio di parlarne o troppo bene o troppo male, usava un simboletto che è il cuore. Tu sai che io lo uso tantissimo, quel certo. Simboletto del cuore. Non è una mia idea, è una cosa che io riporto da Luigi Veronelli. Fai anche tu così, metti il cuoricino e sappiamo che quando c'è una storia di cuore significa che ti senti a rischio di essere fazioso. Perfetto, forse ce ne saranno tante, adesso la pubblicità ce ne sono troppe di storie di cuore. Allora, io vi ricordo naturalmente questa manifestazione il prossimo 4 luglio per l'intera giornata. Dalle 19.30 è proprio fruibile per tutti. Per tutti quanti e vi assicuro che è divertente. Perfetto. Quindi, una delle cose che non ho detto, Rubo, è che durante il pranzo ci saranno delle sorprese per Pasquale. Perché Pasquale mi ha chiesto, dice, io voglio vivere una giornata indimenticabile. E vi posso dire solo una cosa, che per solo un piccolo regalino, che sarà un messaggio, questo amico adesso è in Polonia per ricavarlo. Cioè sto mettendo veramente l'Europa sotto sopra. Perfetto. Però quindi, non posso dire altro. Assolutamente no. Bisogna vivere questa esperienza il prossimo 4 luglio per il pranzo buono all'ora di pranzo o dalle 19.30 festa a mare. Io ringrazio Marina Labartino, vice direttore dello Stradone, e Vittorio Cavaliere, per essere enogastronomo, per essere stati qui con noi questa mattina. Adesso partiamo con il servizio che abbiamo registrato qualche giorno fa, perché gli chef si mettono in gioco, fanno squadra, fanno team e creano qualcosa di positivo per il nostro territorio. Grazie. Miroir Exclusive, questa sera è una serata di gala qui al Pantheon Ricevimenti, perché Sandro qui
prende forma una tua nuova creatura. Sì, grazie Carlo, grazie di essere venuto, della tua gentilezza e della tua professionalità. Sì, questa è l'ultima creatura di le tante avventure che chi mi conosce sa che abbiamo intrapreso negli anni. E questa è Mirar Exclusive, qui nella nuova sala, che praticamente chi conosce Corato ricorderà il vecchio Serrone, quindi lo storico ristorante di Corato. La sala è stata completamente rinnovata e resa così, penso, nel miglior modo possibile. Assolutamente, sì, vediamo poi tutti i dettagli. Quanto è difficile in questo momento, perché diciamocelo pure, in questo momento di difficoltà un po' generale, essere un imprenditore che punta al territorio, punta alla valorizzazione del territorio, perché poi il connubio è anche con i prodotti del territorio e con quello che il territorio offre. Certo, è centrato in pieno. Allora, proprio questo è lo spirito di questa sala, di alla Mirar Exclusive. Esclusiva perché un solo ricevimento. Un piccolo ricevimento, perché oggi i matrimoni non sono più quelli di una volta dove partecipavano 200-300 persone, proprio per la difficoltà economica, anche gli stessi parenti hanno difficoltà a partecipare, quindi abbiamo fatto una sala da 120 posti comodi, fermo restando che noi abbiamo l'altra sala sopra, la Pantheon, quella storica, da 300, voglio ben dire, quindi se ci sono coppie che ancora hanno la fortuna di raccogliere tante persone, li possiamo accogliere tranquillamente. Quindi questa è la sala bomboniera del Pantheon, la sala Miroir. E dicevi bene il discorso della partnership, come si dice oggi, con le aziende locali. Noi diamo i vini nostri delle cantine a Torrevento, l'olio dei fratelli Albanese, i pastifici sono tutti locali, la manodopera soprattutto, sono dei giovani chef curatini, giovani ma con tanti anni già di esperienza, perché sono partiti dalla scuola alberghiera, arrivati qui con noi, che fra poco vi farà piacere che conoscerete, e che quindi c'è questa proprio cura della scelta delle materie prime e della preparazione, senza tanti sofismi, ma con passione, gioventù, creatività e la base principale che è la freschezza del prodotto. Senti, possiamo coniare, è un termine strausato, però possiamo coniare il matrimonio a chilometro zero? Bellissimo, sì, matrimonio a chilometro zero, e questo vorrei anche invitare soprattutto i nostri amici del territorio di Corato e delle zone limitrofe. Non c'è bisogno molte volte di fare tantissimi chilometri, anche se ci sono tante strutture belle, le conosciamo eccetera, però si può rimanere benissimo a pochi chilometri da casa propria, in un bellissimo posto che offre oltretutto, ecco, io scusami, voglio anche ricordarmi, io qui sono un gestore, la struttura è della famiglia Berardi, a cui devo anche un ringraziamento, perché mi hanno permesso di poter sviluppare la mia fantasia in piena libertà, mi hanno anche aiutato, tra virgolette, materialmente. Quindi questa struttura ha un insieme di ricettiva, parte dall'albergo con 50 camere, ha una sala ricevimenti Pantheon da 300 posti, questa nuova sala Miroir, ha una piscina bellissima dove possiamo fare i fine feste e accogliere le persone, un giardino, un gazebo, quindi non manca assolutamente niente, fontane coreografiche, c'è tutto per fare della propria festa il sogno, il giorno più bello della propria vita. E io direi forse della propria festa il luogo esclusivo è proprio il Miroir. Grazie Sandro. Grazie a te Carlo, grazie. Circondato da chef, è una bellissima sensazione, però qui è tutto esclusivo, vero Stefano? Tu sei lo chef qui, resident. Sicuramente, grazie per l'introduzione, sono onorato e mi compiacco di questa cosa, e in più oggi svolgo una funzione di duplice veste, quale come presidente di questa associazione, che oggi darà lustro a questa azienda che da subito ha sposato le nostre idee, le nostre passioni, e è un'idea nata da tre cuochi. Io minimalizzo però nel campo odierno, grazie a loro riusciamo ad avere subito un'impronta a livello territoriale abbastanza ampliata. E niente, poi che dire,
Ti lascio in mano agli altri due componenti. Di solito parlano i piatti più che le immagini, però io voglio chiederti questo. C'è una responsabilità, la senti la responsabilità? È perché è qui, da qui passeranno le persone anche e soprattutto per il giorno più bello, quindi devi coinvolgerle naturalmente con i piatti. Assolutamente sì, è proprio per questo che voglio dare più tempo alla visualizzazione del materiale che abbiamo creato, anziché stare qua a rimuginare su delle chiacchiere che volano via dal vento. È inutile, gli chef hanno solo le mani in pasta, è quello che vogliono fare. Aldo, a proposito di questo, io ti conosco perché ci siamo già visti in altre occasioni, l'idea da dove nasce di questa squadra in bianco? Niente, la squadra nasce dall'idea di tre giovani chef, ecco, proprio per valorizzare il territorio e soprattutto la città di Corato. Visto che in ambito nazionale e internazionale Corato a livello enogastronomico viene rappresentato poco, abbiamo deciso appunto di mettere su un'associazione. Noi preferiamo innanzitutto non chiamarla associazione, ma chiamarla team di lavoro. In effetti l'abbiamo chiamata Quadratum Culinary Team, riprendendo un pochettino il nome della Quadratum, qual era il nome di Corato un tempo. Nasce appunto per la valorizzazione dei prodotti, partecipare a concorsi nazionali, territoriali e addirittura noi speriamo anche internazionali. E la cosa bella è poi confrontarsi, ma poi portare sul territorio quello che si è imparato. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi apprendiamo e portiamo sul territorio. In effetti noi abbiamo, nei vari eventi che abbiamo fatto, noi siamo nati nell'agosto del 2015 e grazie al sostegno di qualche azienda, di qualche amico che ha creduto da subito nelle nostre capacità, abbiamo da subito valorizzato i prodotti del territorio in chiave moderna. Oggi si parla tantissimo di cucina innovativa, di tecniche innovative e quant'altro. E noi li abbiamo messi in pratica, adottando tutto ciò che è la cucina del territorio, abbinandola a tecniche innovative. Oggi sappiamo benissimo che andiamo incontro ad esigenze alimentari e questa è una delle nostre prerogative, proprio cercare di abbinare tutto ciò che è l'enogastronomia alle esigenze alimentari del periodo. E poi naturalmente il tutto lo vedrete anche qui sviluppato attraverso gli chef e lo chef al Miroir Exclusive. Senti, quali sono le finalità adesso, le prospettive? Si guarda ancora lontano? Certamente, certamente. Le nostre prospettive comunque sono quelle di crescere sia in ambito locale ma soprattutto nazionale e internazionale. Stiamo puntando a creare, cioè stiamo lavorando già con dei ragazzi che abbiamo selezionato in maniera molto categorica, in quanto comunque sia vogliamo dare il giusto lustro alla città di Corato e portare anche Corato nelle varie fiere, anche in ambito internazionale, per quanto riguarda concorsi, eventi. E ci apprestiamo anche ad andare l'anno prossimo a una gara interregionale di Matera. Perfetto, allora queste sono le finalità. Adesso una domanda al volo a tutti quanti voi, risposta breve: il piatto che diciamo dove più vi cimentate? Sicuramente la pasta, l'olio e il pane sono gli elementi che caratterizzano la nostra cucina. Dalla serie datemi un prodotto del territorio e vi creerò qualcosa, quindi stessa cosa, olio extravergine di oliva della cultivar coratina in primis, pasta, formaggi e tutto ciò che ci rappresenta, soprattutto erbe spontanee. Datevi tutti gli ingredienti del territorio e vi sviluppo un menù completo. Signori, io ho fame, però naturalmente qui potrete assaggiare al Miroir Exclusive quello che i nostri chef realizzano per voi. Eccoci rientrati, beh, siamo quasi all'ora di pranzo, quindi di conseguenza l'acquolina in bocca con questi chef, questa squadra di chef tutta locale, ma che si propone poi di arrivare in ambiti nazionali ed internazionali per portare fondamentalmente la nostra cultura, la nostra gastronomia. Io dico sempre, loro sono un po' i nostri ambasciatori e loro permettono poi questo interscambio sia culturale ma anche legato alle visite che arrivano qui sul nostro territorio, proprio perché le persone, i turisti arrivano qui per guardare le bellezze del nostro territorio ma anche per assaggiare i nostri piatti. E magari io mi ricollego proprio a un discorso di piatti perché proprio nella grande famiglia di Città dell'Infanzia abbiamo Lucia Palmieri. Vi ripresento brevemente chi sono i nostri ospiti: Lucia Palmieri, nutrizionista, Roberta Di Lernia, psicologa, e Deborah Fagella, ortotista. Allora,
Lucia, tu oltre a Città dell'Infanzia sei inserita in altri progetti. Ecco, spiegaci un po' il tuo ruolo come professione, ma anche il tuo ruolo all'interno di Città dell'Infanzia, con i consigli utili che dai sicuramente. Buongiorno a tutti, grazie per questo bello invito. E, dunque, il mio ruolo come nutrizionista è quello da diversi anni, insomma, di lavorare soprattutto per cercare, insomma, di diffondere quanto più possibile la cultura dell'educazione alimentare, che non ha niente a che vedere con il luogo comune della dieta o comunque della restrizione alimentare nel senso privativo o di cattiva alimentazione in genere, uno scorretto rapporto con il cibo, quindi anche insinuare il dubbio che ci possa essere un miglior comportamento alimentare, e anche perché insomma il cibo è qualcosa che ci accompagna dalla nascita per tutta la durata della nostra esistenza. E, anzi, gli egiziani pensavano anche dopo, dopo la morte, bellissimo questo lavoro che si potrebbe intraprendere. E, ovviamente il cibo nutre tantissimo, nutre il corpo, nutre l'anima, nutre tantissimi ambiti della nostra vita anche sociale. E ho pensato, dopo aver fatto diversi lavori insomma su Corato, di affiancare il mio lavoro come nutrizionista, come libero professionista, anche in una realtà come quella di Città dell'Infanzia. La prima cosa che mi ha mosso è stata sicuramente la voglia di fare qualcosa anche per Trani, perché poi da tranese che sono, per Trani devo dire mi sono mossa pochino. Quindi quando poi ho avuto i bambini, vabbè, voglio fare qualcosa anche per i bambini di Trani. E quindi i bambini di Trani mi hanno riavuto. Fosse circoscritto invece da Trani, poi è diventato un progetto a respiro nazionale. Sì, un progetto molto più ampio, sì, sicuramente grazie a Serena e Vincenzo che ci lavorano quotidianamente, questo progetto ha preso corpo in maniera veramente molto brillante. La voglia è stata quella di soprattutto di scrivere, di divulgare, perché là dove il tempo non mi concede di fare interventi, organizzare convegni, relazioni e quant'altro, ho pensato almeno posso scrivere qualcosa. Allora hanno un bellissimo portale, devo dire anche molto seguito, e quindi ho pensato di scrivere su questo portale qualcosa di attinente o in maniera peculiare all'alimentazione dei bambini, certo, degli infanti, però con uno sguardo importante verso i genitori, perché se tu ricordi molte delle esperienze che abbiamo fatto sul Corato sono proprio quelle di formare i genitori, perché i genitori devono riprendersi questa responsabilità educativa nei confronti dei propri figli e non delegare ad altre agenzie educative. Certo. Il ruolo di educatori alimentari, perché siamo anche questo. Io mi ricollego un po' a quello che diceva prima Vittorio Cavaliere e ti chiedo, così per sommi capi, ci sono dei cibi sì e cibi no nell'educazione alimentare di una persona, e magari cibi sì e cibi no anche per quanto riguarda l'educazione alimentare dei bambini? Allora, parlavamo di olio prima, e quindi sì, di olio, di lupini. Questa domanda lascerebbe insomma spazio a diverse risposte. In realtà quello che dovrei dire, ecco, da professionista, è che non esistono cibi sì e cibi no, anche perché la scienza dell'alimentazione è una scienza in continua evoluzione. Ci sono passati 2 anni in cui nel campo dell'alimentazione sono state scoperte a livello scientifico, intendo, molto molto significative, che a tratti sembrava che dicessero tutto il contrario di tutto. Quindi proprio per il fatto che è una scienza fortemente in divenire, nulla può impedirci di pensare che fra qualche anno alimenti da noi fortemente sottovalutati, come diceva prima la Cicerchia, che fino a qualche anno fa noi stessi mediterranei non sapevamo dove si piantasse, dove si coltivasse, come si potesse cucinare, che poteri potesse avere, poteri nutrizionali potesse avere, quindi molto probabilmente fra qualche anno avremo ancora delle conoscenze molto più approfondite, perché ci sono dei campi molto studi di genetica, sì, di genetica, di epigenetica, che sono fortemente in. Ovviamente si parte da una situazione spesso di patologia per arrivare poi a condividere stati di salute sempre più alti. Diciamo che siamo in un punto di evoluzione molto alto in questo. E credo che diciamo, al momento non si possa dire con certezza che ci sono degli alimenti sì e degli alimenti no, delle combinazioni, uno stile di vita, quindi un rapporto molto più integrato cibo, ambiente e salute dell'individuo, che quindi fa parte anche del benessere psicofisico, che sia da tenere in considerazione.
notorio che il nostro olio di oliva, il nostro elisir di lunga vita, la farina di lupini contiene delle proteine vegetali, quindi sempre più in una popolazione che sta facendo spazio oltre che alle proteine animali anche a proteine di origine vegetale, va implementato l'utilizzo di proteine vegetali anche per i bambini. Certo. Quindi i bambini possono nutrirsi non solo di carne sin dalla prima età. Noi abbiamo nel team anche delle validissime pediatre che ovviamente dispensano questo tipo di consigli anche, quindi non è il caso di utilizzare soltanto prodotti di origine animale per i bambini, ma alimentare anche una palatabilità diversa, perché poi tutto qui sta anche nell'innescare una palatabilità e diversi sapori, quindi quanto più assortito è il nostro patrimonio alimentare meglio è, e sicuramente non accumuliamo quelle che possono essere probabili possibili sostanze tossiche che in alcuni alimenti ci sono quasi inevitabilmente. Perfetto, quindi dopo questa ampia panoramica, naturalmente gli approfondimenti li trovate sul portale Città dell'infanzia nella sezione tutta dedicata alla nutrizione da parte della dottoressa Lucia Palmieri. Mentre per quanto riguarda un po' la psiche, sempre nel portale Città dell'infanzia abbiamo la nostra Roberta Di Lernia, psicologa, che parla di cosa all'interno del portale. Allora, io mi occupo della famiglia a 360 gradi. La famiglia, sappiamo, è un organismo vivente perché nasce, si evolve, cresce e muore, e attraversa una serie di fasi evolutive caratterizzate da una serie di eventi. Io nei miei articoli parlo un po' di tutto ciò che riguarda la famiglia, come per esempio la gravidanza, che è un momento magico, sappiamo, per ogni donna, contraddistinto però da sentimenti ambivalenti. Quindi da un lato c'è sicuramente gioia, soddisfazione, un momento bellissimo per una donna e per la coppia, però dall'altro lato ci possono essere anche dei sentimenti tra virgolette negativi, come per esempio ansie, paure. È fondamentale supportare a livello psicologico la donna proprio per far sì che possa superare questi momenti con più facilità. La donna in questo periodo attraversa un processo fondamentale che è la regressione, quindi diventa più bambina, ha bisogno di essere coccolata, accudita, ridefinisce il proprio ruolo con la madre, quindi si riavvicina alla madre. Sono tutti cambiamenti psicologici che è fondamentale conoscere, infatti nei miei articoli voglio trasmettere tutto ciò per far sì che la donna sia consapevole e magari non si senta in colpa di provare determinati sentimenti che dalla società magari sono additati come negativi. Mi occupo anche di bambini, l'ultimo articolo che ho scritto sul portale è stato appunto riguardante la sovraesposizione tecnologica, è un argomento, è una problematica attuale. Attualissimo, perché vediamo, ci capita di guardare i bambini vicino sempre ai tablet, oppure PC, oppure telefoni. Addirittura scusami se ti interrompo, addirittura dalla tenerissima età, certo, usano certo questi device ormai. E proprio nell'articolo mi sono occupata delle conseguenze di tale utilizzo spropositato di questi mezzi tecnologici sullo sviluppo cognitivo. Cosa succede? I genitori si potrebbero chiedere cosa succede ad un bambino se utilizza in modo eccessivo questi dispositivi tattili. Allora, prima di tutto diminuisce la creatività, quindi c'è una riduzione sostanziale della creatività e poi della capacità di comunicare in maniera efficace con i pari. Quindi un consiglio che posso dare ai nostri genitori che ci stanno seguendo è sicuramente quello di alternare, perché giustamente non possiamo eliminare le nuove tecnologie, certo, però possiamo alternare i giochi tradizionali, quindi i giochi con i pari, i giochi fatti così nel giardino di casa con la palla o a nascondino, alternare questi giochi con anche le nuove tecnologie, però seguendoli, quindi accompagnando i nostri bambini alla scoperta del digitale. Ecco, visto che la nostra è sempre stata una trasmissione di servizio, vogliamo dare un consiglio utile proprio ai genitori, alle famiglie che ci ascoltano, a che età, se esiste un'età, iniziare a far, sì, diciamo, interagire il bambino con questi accessori? Sì, gli psicologi dell'età evolutiva e anche i pediatri sconsigliano l'uso almeno nei primi 2 anni di vita.
quindi è sconsigliato, magari a partire dai 3-4 anni o magari possiamo andare anche oltre se vogliamo, però mi raccomando sempre stando vicino al bambino, quindi accompagnando questa scoperta che comunque è essenziale nella società di oggi. Senti, l'altra domanda è quella invece, ne parlavamo prima, ormai tutti quanti siamo in un mondo virtuale come quello dei social network, ecco, e per quanto riguarda invece l'approccio magari con questo tipo di mondo che sembra un mondo irreale, invece è molto reale, tant'è che a volte provoca anche diciamo dei disastri. Certo. Allora, il mio consiglio è quello di spiegare al bambino, quindi cercare di risolvere ogni suo dubbio. I bambini sono pieni di dubbi, di domande, e il genitore può rispondere a queste domande, quindi cercare di dare delle risposte che siano soprattutto, mi raccomando, chiare e semplici, quindi utilizzando un linguaggio semplice che è proprio il linguaggio del bambino. Quindi mai dire eventualmente al bambino delle, fra virgolette, bugie, perché il bambino poi riesce... Assolutamente no, assolutamente no. Perfetto, e questi erano i consigli di Roberta Di Lernia, psicologa sempre all'interno della grandissima famiglia di Città dell'Infanzia, mentre un ortotista all'interno di Città dell'Infanzia che consigli dà? Deborah Fagella. Approfitto di questo spazio intanto per chiarire qual è il ruolo del sta ancora effettivamente poco conosciuto e spesso erroneamente confuso con l'oculista. In realtà l'ortotista si occupa della valutazione, della rieducazione dei disturbi motori funzionali della visione. La visione è un meccanismo molto complesso che si avviene attraverso gli occhi, ma si completa poi nel cervello, per cui il ruolo dell'ortotista è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la diagnosi degli strabismi, meglio conosciuti come occhio storto, della diplopia, dell'ipovisione, o ancora dei deficit di convergenza, dell'ambliopia, quindi l'occhio pigro. Inoltre l'ortotista ha una funzione molto importante nell'affiancamento dell'oculista per quanto riguarda le patologie oculari, quindi il monitoraggio delle evoluzioni delle patologie, eseguendo tecniche strumentali appunto di diagnosi. Deborah, sono patologie molto frequenti? Purtroppo sì, l'incidenza ultimamente è sempre più frequente e quindi il monitoraggio è fondamentale, soprattutto la prevenzione è fondamentale. Un altro ruolo importante dell'ortotista è anche quello nelle disfunzioni visoposturali, perché è molto frequente anche la correlazione di disturbi posturali legati alla visione, perché l'occhio insieme al piede e all'orecchio è tra i recettori principali che determinano appunto il sistema tonico posturale. Quindi quando uno di questi recettori è disfunzionale, automaticamente ne seguono dei dolori e delle posizioni anomale che creano davvero grossi disagi. Faccio un esempio: se c'è un deficit di convergenza, quindi gli assi visivi non sono perfettamente allineati sull'oggetto di interesse, si instaura quindi una posizione di compenso del capo con conseguente dolore poi alla cervicale. Un altro ruolo importante, lo lascio per ultimo solo perché voglio anzi enfatizzare l'importanza di questo ruolo dell'ortotista, è quello nell'ambito delle abilità visuopercettive, abilità che sono fondamentali nell'apprendimento scolastico e che spesso vengono trascurate, e quando in realtà ci si è reso conto negli ultimi studi che la correlazione tra queste disfunzioni e i bambini affetti da disturbo specifico di apprendimento è davvero molto molto forte. Diciamo, andando a valutare queste abilità, si vanno appunto ad indagare quelle aree come ad esempio la coordinazione oculomanuale, quindi la capacità di coordinare l'occhio e la mano, movimenti importantissimi durante la scrittura, o ancora la relazione spaziale, quindi la capacità di percepire figure simili ma con orientamento spaziale diverso. È tipico infatti errore del bambino DSA confondere lettere simili ma speculari come la P e la Q, la B e la D. E quindi il mio consiglio è quello di effettuare uno screening di queste abilità, possibilmente già intorno all'ultimo anno d'asilo, per appurare appunto che il bambino abbia sviluppato tutte quelle competenze che saranno poi necessarie nell'apprendimento scolastico, quindi con l'avvenire della prima elementare. Certo. Deborah, ci sono dei segnali caratteristici che focalizzano questo tipo di disturbo e quindi magari possono essere per i nostri telespettatori spie d'allarme? Assolutamente. Il bambino
bambino che legge necessariamente con il supporto del dito o di una matita, il bambino che lamenta frequentemente mal di testa o che riferisce di vedere confuso o a volte addirittura sdoppiato, o magari il bambino che assume atteggiamenti posturali scorretti, sono tutti piccoli segnali d'allarme che appunto devono porre nel genitore la domanda appunto che effettivamente qualcosa non stia funzionando correttamente. A volte il bambino non riesce a rispettare il rigo proprio magari durante la scrittura, e questo è un altro segnale fortemente indicativo di un problema di coordinazione oculomanuale. Perfetto, perfetto. Quindi questi sono i consigli che diamo ai nostri telespettatori proprio per avere quei segnali eventuali di disturbo e che si possono naturalmente presto correggere. Ecco, siamo in piena estate, ormai l'estate è partita, le scuole sono finite. Vogliamo dare dei consigli per quanto riguarda un po' tutte le vostre professionalità per lasciare i nostri ragazzi, i nostri bambini tranquilli, magari seguendoli attraverso diciamo delle discrete attenzioni, a partire da Lucia Palmieri, poi da Roberta e da Deborah, per quanto riguarda naturalmente le vostre competenze. Sì, dunque, l'estate è un momento in cui effettivamente si cerca in qualche modo anche di rompere delle regole, o perlomeno di rompere con il menage invernale, quindi si cerca anche di trovare, di creare delle occasioni per ritrovarsi insieme, quindi sicuramente sarebbe bellissimo che la famiglia tutta si ritrovasse primariamente, perché è la cellula insomma per il bambino, penso che su questo Roberta possa condividere, è il primo nutrimento di un bambino, quindi avere una famiglia che dia in maniera univoca e coerente delle informazioni, per quanto mi riguarda dal punto di vista alimentare, ma non solo, però proprio di comportamento, di stile di vita, e sarebbe bellissimo che possano condividere del tempo al mare, del tempo in vari ambiti in cui spesso d'inverno non ci si trova a potersi confrontare. Ovviamente sempre molto all'insieme della leggerezza, perché se è vero che d'estate siamo più leggeri dalle regole, anche l'alimentazione deve essere più leggera, e quindi mimare quella degli altri mammiferi, quindi cercare comunque di approvvigionarsi più di liquidi, quindi più a bevande idratanti, sicuramente più alimenti idratanti, quindi più frutta, più verdura, perché no, per i bambini sono concessi anche dei gelati, soprattutto della frutta, purché di buona qualità, quindi soprattutto vanno premiati alcune gelaterie artigianali che privilegiano l'utilizzo di ingredienti bio. I bambini percepiscono anche questo tipo di attenzione nei loro confronti, cioè se una mamma o un papà si reca in una gelateria piuttosto che un'altra, perché c'è una scelta, perché c'è un criterio, i bambini apprezzano questo e lo riportano dentro di loro come un senso di cura di sé, certo, di se stessi, dei genitori primariamente, e poi ovviamente viene riversato anche sui bambini, perché poi nel momento in cui si diventa genitori non si è soltanto genitori, si resta anche individui per stessi, quindi è importante che ci si curi adeguatamente. E poi ovviamente potrebbe essere il momento opportuno per fare più moto, più movimento, più attività all'aria aperta, e quindi lasciare finalmente, non me ne vogliano però, le palestre o comunque i centri ricreativi al chiuso per trascorrere un pochettino di attività all'aria aperta, di modo da ossigenare, creare degli scambi di ossigeno e fare un po' di clorofilla anche noi. Quindi cercare un pochettino di approvvigionarci di energia positiva. Perfetto, Roberta. Allora, sono d'accordissimo con Lucia. E aggiungerei condivisione, cerchiamo di condividere i momenti liberi con tutta la famiglia, quindi coinvolgendo anche i nonni, gli zii, i genitori, tutti insieme per fare delle attività, condividendo i momenti. La parola chiave è condivisione, almeno durante l'estate, perché sappiamo che i bambini sono presi da tante cose durante l'inverno, quindi la palestra, il nuoto, la scuola e tutto quanto, e cerchiamo quindi di lasciarli un po' liberi finalmente, e ovviamente faranno delle attività extrascolastiche, però condividiamo alcuni momenti con loro. Perfetto, vabbè, voi lo fate tutto l'anno nella grande famiglia, certo, di città dell'infanzia. Deborah. Per quanto riguarda consigli visivi, mi collego a...
La pasta invece rimarrà sempre buona. Pasta Riscossa, buona per tradizione.